2019, Zumi fa la maturità e come il 95% dei suoi coetanei non sa cosa fare della sua vita e quindi si iscrive a due test, quello di medicina dove fa 22,9 punti e quello di scienze motorie che passa. Dopo qualche mese a scienze motorie si rende conto che vuole approfondire una serie di materie come erano biochimica o anatomia e quindi ritenta il test d'ingresso a medicina e questa volta lo passa. Dopo qualche mese a scienze motorie Zumi si rende conto che gli piacevano materie come biochimica o anatomia e quindi ritenta il test ingresso a medicina che questa volta passa ed entra nella facoltà di Brescia. Se avessi aspettato sarei entrato anche a Verona, ma vabbè. Oggi vorrei fare qualche punto su cosa serve effettivamente per studiare medicina. Oggi ci concentriamo su cosa effettivamente non serve per studiare medicina, visto che quando io volevo entrare leggevo le peggio boiate tipo serve il greco qua su giù, ma ci arriviamo con calma. Ciao, io sono Emanuele, uno studente di medicina al secondo anno all'Università di Brescia. Dopo un anno incerto come quello che abbiamo passato, alcuni si sono ancora più convinti a iscriversi in medicina, infatti le iscrizioni quest'anno sono aumentate al test, altri però possono avere dei dubbi, specie per una facoltà totalizzante come quella di medicina. Quando dico totalizzante faccio riferimento al fatto che una volta laureato puoi percorrere solo un determinato binario ed è comunque molto lunga la strada prima della laurea, perché non sono un anno in più di giurisprudenza, sono 6 anni più la specialistica, che nel caso se vado a fare medicina generale, che dovrebbe essere il medico di base, ma non vorrei dire una stronzata, dovrebbe essere 3 anni. Tra tutti i motivi per i quali non vale la pena, no, tra tutti i motivi per i quali uno non può studiare medicina, solo l'ultimo è un motivo serio. Tutti gli altri sono tutte boiate. Boiata numero 1, devi essere figlio di medico o devi essere raccomandato? Allora, che ci sia chi bara al test ingresso, questo si sa. Infatti ogni anno se voi andate su Google Trend il giorno dell'esame cercate gli argomenti chiesti all'esame, vedete che proprio c'è un picco enorme e vabbè. E quindi potremmo aprire un dibattito sull'inutilità del test, oppure l'utilità, oppure serve ma non fatto in questo modo. In questo momento c'è questo strumento qui e ci dobbiamo adattare. Comunque non è vero, cioè non si entra solo se studi medicina o solo se sei raccomandato. Per quanto riguarda i miei genitori, mio papà insegnava economia, mia mamma insegna religione, mia sorella laureata in giurisprudenza e io sono iscritto a medicina, quindi non c'entra niente. Per quanto riguarda invece la raccomandazione, sono a una facoltà praticamente a 80 km da casa mia, quindi è difficile raccomandare fino a questa distanza per chi fa il professore alle superiori. Balla numero 2, cioè serve il greco o bisogna essere dei geni? Non serve né serve il greco, né serve il greco, né serve essere dei geni. Questo perché il greco forse ti può servire per qualche termine mentre prepari il test d'ingresso, ma se tu cerchi su Google cosa significa, la risposta la trovi. E tantomeno essere genio, perché i geni, anche se studiano, molto probabilmente non entrano. Questo perché il test, essendo a crocette, bisogna fare tanto esercizio sulle crocette. È l'unico modo per passare il test, altrimenti non lo passi. Terzo punto, serve la vocazione. Boiata clamorosa. Ovvero, forse quest'anno saranno aumentati quelli che sono entrati perché hanno la vocazione, ma vi assicuro che la maggior parte delle persone non lo fanno per quello. La maggior parte delle persone sono lì perché, uno, non sanno cosa vogliono fare nel futuro, due, gli piacciono le materie che stanno studiando, tre, hanno visto Grey's Anatomy, Dr. House e Scrubs. Molto probabilmente. Però non è mi piace la figura del medico la maggior parte delle volte. La maggior parte delle volte è mi piace quello che si studia o magari, cioè, non è il voglio fare quella professione lì, perché nessuno sa effettivamente cosa sia nella pratica di tutti i giorni fare una determinata specializzazione. Quarta paura, paura di aghi, sangue, fallire e responsabilità. Per quanto riguarda aghi e sangue, non ne vedete durante 6 anni perché in Italia non si vedono e non, cioè è difficile che vi, cioè che se vi met, è molto difficile che vi mettano a fare qualcosa, anzi molto probabilmente non vi mettono a fare niente, quindi voi vi laureate in medicina che avete solo un bagaglio culturale ma di pratico non sapete fare nulla e solo durante la specializzazione poi in base a cosa scegliete di fare avrete o meno la pratica chirurgica. Per quanto riguarda la paura di fallire e della responsabilità, questa ce l'hanno tutti gli studenti di medicina, dal primo all'ultimo. Tutti non hanno idea nello specifico di quale sia adesso, io so parlo per me al secondo anno, no. Tutti hanno paura riguardo al fallire o la responsabilità, anche perché confidano poi nel percorso, nell'equipe di medici, in tutti questi esami che vengono fatti collateralmente anche, quindi esami del sangue, tutti gli esami che si possono fare per effettuare la diagnosi il più precisa possibile. Detto questo, puntualmente sbagliano tutti gli anni anche già quelli che sono già medici, quindi
Amen. La maggior parte degli studenti di medicina ha queste paure, però detto questo non è che di colpo non applichi, non sai più nulla. Comunque tu hai tutte le tue conoscenze di base che ti permetteranno di fare la scelta più oculata possibile. Troppo studio. Allora, è vero che c'è da studiare e dipende un po' da facoltà a facoltà. Nella mia facoltà ci organizziamo con le sbobine, siamo tutti, mi sembra sì, tutti nel gruppo e quindi sbobine 2 volte a semestre e tutte le materie sbobinate. Uno o due, quindi sbobini dalle 2 alle 3 volte l'anno, in più hai tutte le materie dell'anno sbobinate. Questo ti permette quindi di avere molto meno tempo, molto meno carico da affrontare durante le lezioni per prendere gli appunti e tutto il resto, e questo renderebbe veramente difficile poi la laurea e il percorso, renderebbe molto difficile il percorso di studi, mentre così è molto facilitato. Comunque ci esistono anche una serie di studi, non ricordo da chi, provate a cercare su Google, li trovate di sicuro, che dimostrano come gli studenti di medicina siano molto stressati e alcuni soffrono appunto per malattie legate allo stress per l'eccessivo carico di studio. Quindi effettivamente una possibilità del rischio per lo studio c'è. Bisogna vedere uno come siete organizzati voi con lo studio, bisogna vedere come si organizzano i tuoi compagni di corso per lo studio, bisogna vedere una serie di cose, anche perché tutti quelli che vanno a medicina concordano sul fatto che andare a lezione non serve praticamente a niente. E nonostante questo, se tu parli con qualsiasi studente di medicina, mi compreso, ti diranno che hanno una vita sociale senza grandi compromessi. Arriviamo all'ultimo punto, cioè dedicare la tua vita a qualcosa che non sai se ti piacerà. Allora, questo è l'unico punto che io ti posso dire, pensaci un attimo. Questo perché, ed è il sesto punto, questo perché medicina è una facoltà totalizzante. Cosa intendo dire con totalizzante? Forse l'ho detto prima, comunque intendo dire che è un binario abbastanza tracciato e una volta fuori dalla laurea bisogna fare la specializzazione, che per quanto sei pagato poi ci sono pochi posti rispetto ai laureati, ci sono una serie di bagoli tutti gli anni. Inoltre, una volta che sei specializzato puoi scegliere se aprire la tua clinica oppure andare a lavorare appunto all'ospedale, quindi dovresti fare un altro concorso. Oppure dovresti aprire la tua clinica, quindi hai un ulteriore sbattimento, sei instabile fino a 30 anni e quindi non puoi neanche pianificare un futuro. Ora, questa è l'unica cosa effettiva che comporta lo studiare medicina. Però ti posso dire che se hai dei dubbi riguardo a quello che è effettivamente, se ti può piacere o meno la materia, ti posso consigliare alcuni libri da leggere. Ti faccio un esempio, io a me non piace né la biologia né la chimica, però mi piaceva tantissimo biochimica. Quindi ci sono una serie di cose che poi rivaluti anche durante il percorso. Sono una serie di libri che si possono leggere per affrontare poi quello che è il percorso di medicina per capire se può interessare oppure no la vita di quello che è un medico. Credo di aver risposto alla maggior parte delle domande che puoi avere riguardo l'iniziare questo percorso, che è un percorso bello lungo, e queste paure sono paure fisiologiche, però c'è da dire anche che ti rendi conto abbastanza in fretta, massimo 2 anni, se questa è la strada che fa per te o non fa per te, anche perché nei primi 2 anni ci sono tutte quelle che sono le materie precliniche, cioè quelle materie che servono di base per darti poi la conoscenza necessaria ad affrontare tutti gli altri anni e tutte le varie casistiche. Quindi lì è vero che si vede poca medicina, ma se non hai nessun interesse nelle materie precliniche, ma proprio in nessuna, allora probabilmente questa facoltà non fa per te e non c'è niente di male. Cioè, magari ti piacerà di più fare, non so, farmacia, fare qualcos'altro. Però pensaci. Spero che questo video ti sia stato utile. Ti ricordo di lasciare un mi piace, commentare e iscriverti. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!